mi hanno ordinato di pentirmi. Quello che mi piaceva nel progetto, ovviamente il fatto che di girare in Italia, a Roma e Napoli, anche a Cinecittà, in un film di epoca, un po' romanesco, un po' così, come pieno di attori che mi piace, che sono gli italiani. Sapete quello che ha detto Orson Welles? Ha detto: l'Italia è un popolo di attori. E questa è una cosa che ho capito frequentando gli attori, e anche italiani in generale, lo capisco, perché c'è un'espressività nel fatto di essere italiano che a me mi piace. Ma io non so di che pentirmi. E non voglio pentirmi. La Chiesa non è pronta. Difendeva le sue opere, ovviamente, no? Quindi dipingeva come sapeva fare, no? E come un regista metteva in scena queste situazioni sacre che gli venivano commissionate, però mettendole in scena secondo i suoi canoni, cercando di rappresentare un mondo, quello sacro, così come ce l'aveva in testa. Ecco, poi di conseguenza quello che faceva, queste sue opere suscitavano scandalo. Quindi il film racconta questi due emisferi, il suo talento e la sua vita, e secondo me lo fa riportando alla luce un personaggio, cioè, diciamo, uno guardando questo film può capire un po' meglio chi è Caravaggio, secondo me. Caravaggio è un pittore eccelso. 4 anni fa si è macchiato di un grave delitto, uccise un uomo. Che ti preme di tanto? Michele è un regista che ha una grande forza, sia narrativa che descrittiva, al senso dell'immagine. E poi mi piace perché porta comunque nei suoi film una sua caratteristica, comunque sensualità, eros, e insomma, che è sempre bello da vedere al cinema, no? Il maestro amava dipingere il vero. Mariatrici, briganti. Il dolore dell'umanità. Non posso, mi aspettano. Non sono io che vi aspettavo. I miserabili. Sarò anche una povera puttana. Mio amore per Caravaggio è nato 53 anni fa, quando sono arrivato a Roma, quando io ero un ragazzo che amava il teatro, sognava di diventare un grande attore di teatro. Il cinema non mi interessava, il teatro, la poesia, Shakespeare. Ecco, bisogna pensare che Caravaggio ha vissuto lo stesso periodo di Shakespeare. Caravaggio, Shakespeare, Cervantes. E allora non potevo poi, nelle scorribande serate, andare a visitare visitando le chiese romane, scoprire la figura di Caravaggio, e in qualche modo mi sono immedesimato in lui. Ne siete consapevoli? Cosa volete? Sicuramente il fascino è per la persona Caravaggio, che conosce fin da bambino e che quindi la spinge ad avere un sentimento materno nei suoi confronti, un sentimento protettivo, ma è anche forse la prima a riconoscere la genialità dell'artista quando nessuno riusciva a vederla, ed è per questo che lo accoglie, lo accetta e supera lo scandalo, lo stigma che lo ha accompagnato tutta la vita a causa dell'omicidio, e lei va contro la sua classe sociale di appartenenza riconoscendo la profonda umanità del genio. Caravaggio è un pittore meraviglioso, è la sua vita che è sporca. Mi incontro con questo personaggio, Anna Bianchini, che è un personaggio intenso, fatto di luce, di buio, di contraddizione, anche era per me un'entrata molto, sì, molto bella, e circondata anche da questi attori italiani, dal vostro senso del cinema, che è un altro senso di quello in Francia, e quindi è sempre questo affascinante girare anche all'estero. La mia vita è la pittura, se me la togliete mi togliete la vita.